Diciamo che la caratteristica italiana è la fuga dalla responsabilità. Come diceva Erich Fromm in un famoso suo libro, la libertà richiede responsabilità. L'italiano che gioca e investe 90 miliardi di euro in gioco d'azzardo ogni anno, cioè il 7% del prodotto interno lordo italiano se ne va in gioco. L'italiano che cerca l'uomo che gli risolve i problemi in modo che lui non debba pensarci, e purtroppo la maggioranza del paese. Qui non c'è sviluppo perché il senso civico è drammaticamente latitante. E questo è un fatto gravissimo. Sostanzialmente noi abbiamo sempre detto come Movimento Ponte: il ponte lo stanno già facendo, anche quando il ponte non c'era. Qual era la nostra idea? Che le grandi opere come il ponte sono state pensate come progettazione di flussi finanziari. Dentro questa progettazione di flussi finanziari, la realizzazione o meno dell'opera è un fatto quasi irrilevante. Cioè l'opera può anche non essere fatta, e però rispondere al motivo per cui è stata ideata. Il ponte sullo stretto risponde esattamente a questo principio, tant'è vero che per il ponte sono già stati spesi circa 500 milioni di euro, senza che siano stati messi più in atto uno sopra l'altro. Cioè 500 milioni di euro sono stati spesi in progettazione, gestione della società Stretto di Messina S.p.A., trivellazioni e convegnistica, modellini, questo sostanzialmente. Sulla base di tutto questo percorso, che è un percorso ultra decennale, una serie di percorsi contrattuali hanno portato la relazione tra il governo e il general contractor a una chiusura del rapporto traumatico, per cui oggi è possibile che la Eurolink chieda allo Stato 700 milioni di euro in penali, che poi appunto con tutti gli annessi e connessi diventano circa 1 miliardo di euro. Di fronte a questo naturalmente è evidente che Eurolink dice: visto che tu mi devi dare tutti questi soldi, ti potrebbe convenire darmene un po' di più, ma a questo punto realizzare l'opera. Questo è il meccanismo. La prima cosa che Renzi ha detto a Eurolink è: fate un altro master plan. Cioè, all'interno del movimento contro il ponte sullo stretto c'erano due linee di pensiero fondamentali, una ambientale o progettistica, che criticava il ponte perché insostenibile dal punto di vista ambientale e insostenibile dal punto di vista del progetto. Un'altra corrente invece ha individuato nel ponte sullo stretto l'esempio di un paradigma, che è appunto quello delle grandi opere. Allora eravamo anche nel tempo della gestione delle grandi emergenze, penso per esempio alla gestione del post terremoto all'Aquila, che appunto era basato sul fatto che venivano concentrate in pochissime grandi opere e i flussi finanziari a disposizione a livello, diciamo, di politiche di governo per distribuirle a pochissime grandi imprese. Questo è stato il modello che è stato in vigore per almeno 10 anni e che aveva come perno la legge obiettivo, che era una legge che consentiva di bypassare tutta una serie di sistemi di controllo da parte degli enti locali e avere una maggiore capacità decisionale. Il MOSE è figlio di questa idea, la TAV è figlia di questa idea, cioè è un meccanismo per cui alcune grosse imprese private catturano le risorse pubbliche. Questo è il meccanismo. Il dramma di questo paese è che la democrazia arrivata dopo il fascismo non è mai diventata uno strumento, se no per un breve periodo degli anni 70, in cui c'era la vera partecipazione con la lotta sociale, il conflitto, ma c'era la speranza,
dagli anni 80 in poi noi abbiamo avuto prima il craxismo, poi Berlusconi, poi Grillo, poi Renzi, e un fil rouge che unisce tutti questi, che è la ricerca dell'uomo, come fu Mussolini, salvatore della patria, l'uomo della provvidenza, come diceva Papa Pio IX. Quindi l'uomo della provvidenza che risolve tutti i problemi, che non è stato. Questo paese cambierà solo se i cittadini torneranno a assumersi le proprie responsabilità.